Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati, benvenuti, grazie per essere qui puntuali alle 19 anche questa sera ad Angoli. Allora anche questa sera vi ricordo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione. Indovinate, certo, basta inviare una mail al nostro indirizzo angoli@espansionetv.it. E c'è un ospite che io amo moltissimo, li amo tutti ma lui di più. Marco, oh, mi fai sempre arrossire, non vengo. Il nostro Marco Rossi. Buonasera a tutti. Bentornato. Grazie. Allora, questa è l'ultima ricetta di questa stagione televisiva di Angoli che ci racconti e che ci regali. Dai, poi quindi intanto in grazie per essere stato davvero spesso con noi. Carino. Perché tu, insomma, alla prova del cuoco ci vai, però vieni anche da noi e questo ci fa molto contenti. Dai. Allora, intanto, ormai siamo quasi in estate, per cui... quali piatti sono un pochino più adatti e soprattutto quali prodotti del territorio, perché so che tu ci tieni sempre molto ad utilizzarli, in questa fase dell'anno ti piace avere, insomma, a disposizione? Beh, si pesca tanto, quindi sul nostro lago si pescano tanti pesci, sai, dall'avarello, tinca, certo, veramente un sacco. Non so, i pescetti piccoli, quelli che si fanno le fritture, se è possibile, no, sai che ci sono a volte delle limitazioni così, però il nostro fritto. Insomma, allora, a proposito di fritto, dai, so che la ricetta è un'altra, ma il segreto del fritto per farlo bene e perché, insomma, sia gustoso senza poi appesantirci? Allora, il segreto del fritto è praticamente un olio, diciamo, che tiene la temperatura, quindi meglio un olio di girasole che tiene la temperatura alta di fumo. Il fritto, l'unica cosa da consigliare è fatelo e mangiatelo. Infatti in alcuni ristoranti o cose varie si aspetta un po', ne portano 5 porzioni, una è calda, una è fredda e diventa un po' morbido. Invece l'unica, se avete anche ospiti a casa, fatevi aiutare. Mangiate in cucina. Esatto, fatelo a mo' di, sai, snack bar. Certo. Mentre friggi lo dai un po' per volta, perché magari, immagino, a casa hanno una quantità di 3-4 litri d'olio, non oltre, vanno 2-3 porzioni alla volta. Quindi un'idea è proprio farla servirla e mangiarlo, perché più caldo è, più croccante è. Quindi poi cuciniamo insieme e mangiamo insieme. E la pastella come si fa? Pastella, lì ce ne sono tantissime. Se volete ve le consiglio una da fare con la birra. Quindi farina di riso. Quindi è vero che la birra aiuta in questa fase. Perché ha dentro, sai, orzo malto che danno un po' di colore e soprattutto hanno quello che è la gasatura, che richiama un po' la tempura, quella che viene fatta con l'acqua ghiacciata, che quindi esplode in questo caldo freddo nell'olio, mettendo un alimento freddo in una cosa calda, in un grasso caldo, che quindi esplode una croccantezza. Che a questo punto anche da noi, anche se fa un po' caldino, ma da noi si mangia anche tanto risotto col persico. E come no, è proprio qui volevo portarti, è un piatto che ti piace? Un piatto che mi piace è un po' tanto discusso. Perché? Perché? Perché chi fa il risotto, chi invece come si fa? Sai che c'è il vero risotto, è il riso in cagnone, quello bollito, poi fatto saltare, diciamo, nel soffritto dei filettini impanati, chi ci mette più burro, chi salvia. Però è quello, invece sai, un po' di ristoratori a casa fanno il risotto perché è più gustoso. Infatti oggi... Che cosa ci prepari oggi? Un bel risotto. E allora che facciamo? Andiamo a prepararlo, vai. Allora, sarà un risotto molto molto particolare. Esatto. Perché? Allora, io accendo subito, portiamo avanti la cottura velocemente, che così mentre cuoce, sapete che ci vuole un 15-20 minuti. Io ho portato avanti, prima che discutavamo un po', ho portato avanti proprio 3 minuti, 4 minuti certo. Il riso. Noi lo facciamo oggi molto particolare perché nei nostri boschi c'è questo, guarda, non so se tu lo conosci. C'è un profumo straordinario. Esatto, questo qui. Che cos'è? Luppolo. Però di solito lo si scambia invece per asparago selvatico. E invece no. Invece è luppolo. E poi guarda, una particolarità, qui da noi si chiama bruscandolo. È molto buono, basta prendere solo la cima. Ha un profumo straordinario. Esatto. Buonissimo, guarda, davvero. È partita la cottura. Quindi lo dovete riconoscere e utilizzarlo. Sì, qui sta già... Esatto, noi partiamo, intanto raccontiamo. Certo. Questo come... che cos'è? Allora, aggiungiamo subito un buon risotto, un buon brodo di carne. Certo. In questo caso di manzo. Che le nostre signore a casa ovviamente esatto. Preparano, sanno benissimo che serve in questi serve, casi. Serve ed è una Però, delle cose più come buone. Come si ottiene un brodo di carne veramente perfetto? Allora, si ottiene mettendo tutto a freddo. Perché grazie. Non so se tu sai, ma se vuoi il brodo, quindi il liquido buono, sì. Tu metti tutto a freddo e poi fai cucinare.
fai cuocere. Quindi tutte le proprietà nutritive, profumi, sapori rimarranno nell'acqua. Certo. Se tu invece ad esempio vuoi una carne bollita, la metti ad acqua calda, perché l'acqua calda sigilla il tutto e rimangono dentro proprietà nutritive. Che cosa? Certo. Ok, quindi, il nostro risotto freddo. Abbiamo fatto, siamo partiti da un soffritto di cipolla, proprio veramente come un risotto si fa dalle nostre parti, che è veramente quindi tradizionalissimo. Assolutamente. Che tipo di chicco di riso hai utilizzato? Un carnaroli, ce ne sono molti. Esatto, usiamo il carnaroli, che è quello che tiene meglio la cottura. Quindi lo scegli per questa ragione? Esatto, o perché sì. Su questa ricetta è particolarmente no, perché tiene meglio giusto. La cottura, perché la cottura, sai che è passata ormai, diciamo, come elemento di cottura, la cottura risottata, cioè aggiungendo lentamente un liquido. Se no sarebbe bollito, come riso bollito pieno d'acqua. Invece è già la cottura, infatti un po' giù al sud fanno anche la pasta risottata. Quindi che cuoce strada facendo. Esatto, dentro il ragù dentro. Con un po' d'acqua, la salsa, cosa varie, perché rimane dentro tutti gli amidi. Certamente. Okay. Allora, quindi noi questo risotto andiamo avanti semplice. Andando per la sua strada. Esatto. Qui che cosa stai facendo adesso? C'è il tuo famoso luppolo che... Esatto, infatti noi faremo un risotto... Dal contenitore passato al tagliere, perché... Esatto. Lo tagliamo un po', okay. Quindi faremo questo risotto al profumo di luppolo, usiamo dei fioroni di capro, comunque un caprino, che dalle nostre parti se ne fanno veramente tanti, anche molto particolari e certo. Molto buoni. Perché questa scelta, questo tipo di formaggio? Per dare un po' di sapore e di forza, sai, magari il formaggio da grattugia classico, quelli stagionati, determinano tanto. Qua invece facciamo un po' di gusto del territorio. E poi un particolare... Io ho che usato, cos'è questa, scusa? Una gelatina particolare. Perché hai paura? Questa, no, perché non so. Tu hai sempre cose particolari. Prima assaggia, dai, assaggia tu. No, mamma mia, assaggio. Dai, senti che buona. Assaggio per voi. Vai. È una grappa. Ah, infatti, cioè, ma alcolico. Ma pochissimo, bene. È una grappa. No, ma pochissimo lo dici tu. Adesso ti faccio mangiare allegra, il riso, ti passa. Adesso ballo, esatto. Qui no, ma spiegami di questa, buonissima. Esatto, questa qui è una grappa no, che ti fanno... giuro si sente la grappa tantissimo. Ma il profumo, guarda ti che scalda? Io, sì, mi viene da ridere, adesso rido fino alla fine. Va bene, no, raccontami di questa. Allora, è una grappa che fanno da queste parti un piccolo produttore. Io me la sono fatta dare. L'ho praticamente gelificata, aggiungendo appena bolle un po' di colla di pesce. Cioè, quindi tradizionalmente come esatto, si fa? Esatto, esatto. Solo perché dopo la metteremo come gioco a piccoli tocchetti sul riso. Ti giuro che cioè io sono ubriaca. Veramente? No, sì, non ci credo. Con questo cucchiaino di gelatina alla grappa. Immaginatevi cosa posso fare se bevo o se appunto sorseggio la grappa. Ma vi garantisco che è straordinaria. Sai, qui sento già la gola. Il caldino. Sì, ma quindi anche la grappa del territorio. Vedi che tu ci tieni tanto ad utilizzare ci tengo tutti tanto i prodotti. Perché qui noi abbiamo veramente un territorio che dà veramente tanto. Che è ricco. E poi tanti produttori ovviamente di vino, sai che la grappa si fa con le vinacce del vino, certo. Loro si sono messi qualcuno come divertimento, ma altri perché ci tengono anche loro a avere un bel prodotto finale e fare, diciamo, a 360 gradi dare più cose da vendere, non solo il vino, chi spumantizza. Quindi, dalle parti un po' più verso tante l'ecco tante possibilità, esatto. Intanto vedo che questo risotto si è colorato perché hai aggiunto il luppolo o i bruscandoli, certo. Esatto. Io non so se riesco a seguirti perché mi viene da ridere. Dai, ridi, che bellissimo. va bene. Quindi, qui intanto la cottura continua. Esatto, allora aggiungiamo come mantecazione aggiungiamo il nostro appunto caprino. Senti, qui porzioni, raccontiamolo a chi sta a casa, ne hai portati due. Questo ne ho portati due, saranno 100 grammi l'uno. No, ne mettiamo solo uno. Noi stiamo facendo un risotto, adesso lo stiamo facendo per 4 persone, certo. Che sono più o meno 300 grammi di riso. Certo. Con un 500-600 centilitri di brodo, di manzo, aggiungete voi la carne, le ossa, sedano, la carota e secondo cipolla. Secondo i gusti, insomma, quello esatto. che siete abituati ad utilizzare. Quindi un caprino intero immerso qui nella pentola mentre gira, che farà da mantecatura, quindi darà la crema. Quindi in questo caso non aggiungi nessun altro tipo di formaggio perché esatto. andrebbe a modificare il gusto, immagino. Esatto, e poi ne mettiamo ancora a pezzettini. Un minimo di lucidità riesco ad arrivare solo fino a lì, vi giuro. Comunque, detto questo, bene, a bene. Che punto stiamo? Bene. Allora, diciamo che siamo
quasi pronti, proprio ancora proprio 10 secondi. Benissimo, perché, quindi guarda, il nostro un risotto, la cottura è importantissima, perché molto il risotto scotto, esatto, insomma, non si può vedere. Non si può vedere, guarda, neanche gustare. È pronto, meraviglioso. Ecco qua, ci sono già i piatti pronti per accoglierlo. Esatto, io te ne faccio uno, dopo ne facciamo un po' di più per i nostri ragazzi, certo, qui nello studio. Certo, perché abbiamo qui i ragazzi dello studio che sono, insomma, ansiosi di assaggiare. Beh, vedo che l'altro caprino però aveva una destinazione. Sì, infatti ho detto, ne Eccolo. Mettiamo un po' sopra, vedi? Ah, quindi un po' così, come decorazione. Liberamente, ma soprattutto, qualche esatto. Bellissima, e poi? E poi mettiamo dei, come chiamiamole, delle gocce. Piccole gocce di questa grappa gelificata. Bellissimo. Che poi era una grappa riserva. Certo. Ecco qua, poi ho utilizzato anche un piatto, guarda, di casa. È così meraviglioso. Tutti possono farlo, eh? Quindi, davvero, io Eccolo ve lo là. Posso garantire, è straordinario. Poi senti che profumo. Il profumo è pazzesco, il colore anche, ma soprattutto vi darà tanta, tanta allegria. Allegria. Con il nostro Marco Rossi, grazie. Ciao a tutti. Ciao.